Cari amici di Total Photoshop, è mercoledì anche questa settimana e anche questa settimana vi tocca succhiarvi l'amico Joe, non quello dei giochi però, quello di Total Photoshop, quello col compare che fa il simpaticissimo su tutti gli altri tutorial, o quasi, cioè Max, giusto per capirci. La settimana scorsa ho bigiato. Purtroppo ho dovuto saltare la lezione, non tanto perché avessi conquistato tutto il mondo giocando a Risiko nella consueta partita settimanale, ma perché la settimana prima mi sono preso una ciuca primordiale e ci è voluta una settimana per recuperare, per cui il buon Max mi ha sostituito. Se non ci fosse lui saremmo tutti morti. Quello di cui volevo parlarvi oggi in realtà è un tutorial che mi si è ispirato dentro di me spippolando in giro per internet e vedendo delle operucce, delle raffigurazioni di un tizio che faceva queste cose fino a qualche anno fa, tale Warhol Andy, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Intanto il pretesto è sempre quello di vedere nuovi strumenti e nuove tecniche per lavorare con Photoshop, ovviamente. Innanzitutto, allora, andiamo ad aggiungere un livello di regolazione soglia sopra il livello sfondo, che però prontamente andiamo a duplicare perché è sempre buona abitudine, non ve lo dimenticate mai. Ora, questo livello soglia però non mi consente di mettere a fuoco tutti i dettagli, potrei andare a fare delle regolazioni, ma io volevo farvi vedere come si possono combinare tra di loro più strumenti. Quindi, una volta duplicato il livello sfondo, lo chiameremo ritratto. Oggi non riesco neanche a scrivere con la tastiera, ma fa niente. E andremo a cercare di recuperare alcuni dettagli e toglierne altri da questa illustrazione. Lo facciamo utilizzando lo strumento schermo e lo strumento brucia. Partiamo dallo strumento brucia per recuperare i dettagli che ci servono, con un'esposizione al 10%, perché questo è quello che mi serve per questo tutorial, e andando a recuperare tutta questa area della spalla e del braccio. Lasciamo acceso il livello di regolazione e andiamo con mouse, meglio se con penna e tavoletta, a recuperare tutte queste zone. Vedete che se però non vado a selezionare o ad agire sulla zona corretta non succede assolutamente nulla. Stessa cosa andiamo a fare per le labbra. Rimpiccioliamo il pennello, ma non troppo, per recuperare il bordo delle labbra, sia superiore che inferiore. Un pochino, vediamo se riusciamo a recuperare dei dettagli del naso. Più o meno così, e se esageriamo possiamo sempre andare a rimediare utilizzando lo strumento scherma. Rimpiccioliamo un po' la punta del pennello, così andiamo a togliere tutti questi bordi, mentre adesso la ingrandiremo perché dobbiamo togliere tutto questo alone nero che fa molto zio Fester dal simpatico faccino della nostra Francesca, che ovviamente si è prestata per i soliti esperimenti e anche per il sapere comune. Senza dilungarci troppo, una volta ottenuto il risultato che si confà alle nostre esigenze, possiamo proseguire con il nostro tutorial, e il passo successivo è quello di unire il livello di regolazione soglia con il livello ritratto. Quindi selezioniamo il livello soglia, CTRL E da tastiera per unire al livello che sta appena sotto, ovvero il livello ritratto, e farne così un livello unico. Ora dobbiamo creare una maschera da questo livello ritratto, e lo facciamo per eliminare tutta la parte bianca, per cui scegliamo come strumento la bacchetta magica, andiamo a cliccare su il bianco.
ci sarebbe un'altra possibilità, ovvero quella di utilizzare il livello intervallo colori, ma volevo mostrarvi un nuovo strumento, non so se lo conoscete, che riguarda proprio Photoshop e le selezioni. Una volta cliccato sul bianco, anziché andare ad aggiungere nuove selezioni tenendo premuto Shift da tastiera, cosa che mi porterebbe via molto tempo, andiamo su selezione e scegliamo la voce simile. Facendo questo andiamo a selezionare tutto il bianco che si trova all'interno del documento. Ora non, ovviamente non lo cancelliamo, ma andiamo a creare una maschera, quindi premendo sul tastino solito che si trova in basso nella palette dei livelli, creiamo la nostra mascherina. Però così non va bene, la maschera è completamente il contrario di quello che mi serve, ma se è il contrario è sufficiente premere Ctrl più I da tastiera ed ecco che magicamente abbiamo mantenuto tutte le parti nere e cancellato le parti bianche, creando così questo effetto di nero su trasparenza, niente di trascendentale. Ora andiamo ad aggiungere un livello per creare uno sfondo colorato, quindi andiamo a scegliere il colore di primo piano, scegliamo magari un rosso e con Alt Backspace da tastiera andiamo a riempire il livello e lo rinominiamo come sfondo. Ora andiamo a dare un colore alla pelle, perché è questo che richiede il tutorial, ovvero la realizzazione di una portrait creativo sullo stile di quelli fatti da Warhol nei suoi anni passati, questo pazzo criminale di un genio. Andiamo quindi a prendere lo strumento lazzo poligonale e facciamo una selezione che non deve essere troppo precisa, ma che comprenda al suo interno tutta la parte che sarà colorata con un colore di pelle, quella che decidiamo noi ovviamente. Fatta questa selezione, rinominiamo ovviamente il livello col nome di pelle, scegliamo ancora un colore che potrebbe essere adeguato alle nostre esigenze, vediamo un colore tipo pesca, e con ancora Alt Backspace andiamo a riempire la selezione all'interno del livello pelle. Ctrl D per deselezionare la selezione appena fatta, occupiamoci adesso delle labbra, ancora con lo strumento lazzo poligonale per selezionare tutto il bordo delle labbra. Non è necessario che sia una selezione perfetta, perché se guardate anche le opere di Warhol non erano selezioni perfette, forse non erano nemmeno così squadrate, però la precisione della selezione dipende molto anche dallo strumento che utilizzate. Non è detto che si debba utilizzare per forza il lazzo poligonale, si potrebbe utilizzare anche lo strumento lazzo piuttosto che la penna. Ovviamente anche per questioni di tempo noi cerchiamo di andare avanti abbastanza rapidamente. Scegliamo un colore per le labbra, che colore vi piace? Un violetto, un viola un po' più intenso. Facciamo un nuovo livello dopo aver scelto il colore, lo chiamiamo ovviamente labbra e riempiamo con la solita metodologia Alt Backspace il livello delle labbra. I denti però vorrei che fossero bianchi, quindi nuovo livello rinominato con denti. Ingrandiamo leggermente e senza fare alcuna selezione scegliamo semplicemente il pennello, invertiamo il colore di primo piano con il colore di secondo piano in modo da trovarci un bianco in primo piano e andiamo a colorare dentro quelli che dovrebbero essere i denti. Sto facendo una fatica immane perché non sono più abituato ad utilizzare il mouse. Ora siamo quasi al termine del nostro tutorial, ci manca tutta la parte degli occhi, ancora L da tastiera per utilizzare il lazzo, andremo a mettere dell'ombretto, si può dire così, chi lo sa, facciamo la nostra bella selezione, prima su un occhio, poi sull'altro. Vedete che non mi interessa che sia particolarmente precisa, l'effetto artistico mi permette di
non perdere troppo tempo in questo senso. Facciamo un nuovo livello, lo chiamiamo ombretto. Di che colore lo facciamo? Lo facciamo blu, un bel blu intenso anche qui. Control backspace questa volta, perché vedete che il colore di secondo piano è blu mentre quello di primo piano è bianco. Control backspace e il livello all'interno della selezione si riempie di blu. Control D per selezionare, e per terminare completamente questo tutorial andiamo a riempire le pupille con un bel verdino. Quindi utilizzeremo lo strumento selezione ellittica, o se preferite ancora lo strumento lazzo, per aggiungere la selezione. Questo dipende molto anche dal tipo di file che avete voi davanti. Ed ora andiamo a riempire su il livello che rinominiamo come pupille di colore verde. Control backspace ancora. Ed ecco che in pochi minuti abbiamo creato, io ho creato un mostro in realtà, perché comunque lavorando col mouse, non essendo particolarmente portato all'arte, nemmeno votato all'arte, sicuramente voi riuscirete a fare di meglio. Per cui, se vi va, perché non scattarvi una foto e farci vedere anche le vostre facce in questa maniera, un po' così stile Andy Warhol. Magari ne riparliamo sul forum o sul blog, vedete voi. Noi ci vediamo la settimana prossima e buon Photoshop a tutti.